A Camilla pure piace. Eccola, chi ammazza. Bentornati! Mamma mia, tranquillo! Ovviamente non poteva mancare l'Hall IKEA, perché è troppo tempo che non ci andiamo e infatti abbiamo fatto tanti danni. Ma questa volta proprio tanti danni. Non per colpa mia, no? Cioè, loro chi ha inventato la ruota, cerca chi ha inventato IKEA. Allora, diciamo soltanto che lo scontrino non si ferma, non si ferma, non si ferma, non si ferma, non si ferma. È uno. E poi? E poi c'è anche quest'altro. Quest'altro. Che è per la roba da mangiare, ovviamente, non c'entra niente. Io direi bando alle ciance e partiamo subito. Bomba. Con la bomba. La bomba. La ragazzi, bomba. Questo è clamoroso. L'abbiamo trovato, ragazzi, è appena arrivato e noi non ce lo siamo fatto scappare. Ta-da. Due. E tre. Tre. Il famosissimo calendario dell'avvento. Mamma mia. Questo calendario è famoso perché dentro ci possiamo trovare anche degli sconti di IKEA, oltre vabbè cioccolatini e a varie promozioni. E noi in realtà è la prima volta che lo prendiamo perché ce ne hanno parlato bene e dicono che va a ruba, quindi appena l'abbiamo visto l'abbiamo voluto prendere anche per fare qualche regalino. Per la bellezza di 6,95 euro, ragazzi. Allora, parliamo di questi due. Praticamente ho un cassetto nella stanza di Camilla dove gli organizer classici, quelli dell'IKEA, sono troppo alti e quindi non mi si chiude il cassetto. Ho trovato questi qui che sono più bassi. Questi quanto li abbiamo pagati intanto? Allora, questi Scoob 2 per 4,95 l'uno, quindi 2,99. E diciamo che insomma sono belli capienti, sono comodissimi per riporci le mutande, i calzini, i reggiseni, insomma sono molto comodi. E poi ho preso anche questo. Poi ho preso questo qui, eccolo. Questo lo abbiamo pagato 5,95 euro. E questo servirà per la chicca che vedrete tra poco. Abbiamo preso un nuovo mobile, si può dire. Perché si dovrebbe rimettere? Perché li inseriremo nel nuovo mobile. Come sono autonomo. Oppure comunque li inserirò nel mobile di Camilla. Devo un attimo decidere. Fare pace col cervello. Dove mettere tutte queste cavottine, Poi, ragazzi, questo è clamoroso, clamoroso. Proprio tu. Allora, se avete bambini piccoli, mamma mia, questi qui sono immancabili. Mamma mia, ragazzi. Noi li avevamo già, ma si stavano rovinando. Quanti sono? Questi sono... Sei piatti, ragazzi. Vanno pure in lavastoviglie. Esatto, la cosa più bella è quella che li butti in lavastoviglie. Va pure in microonde. E nel microonde. Cioè, lo sapete quanto l'abbiamo pagato? 1,50 euro. 6 piatti della lavastoviglie. Io avrei preso pure le posate. 1,50 euro. Una marea. Tanto. Certo, no. Le ritroviamo. Questi? Ancora sti cosi. Altro stuc. Stuc. Questo l'abbiamo pagato 6,95 euro. Questo l'ho preso per il cassetto di Baby 2. Ne ho presi due, quanti ne ho presi? Ne ho presi due, no, più un altro, appunto, perché abbiamo un mega cassetto. Stuc. Dove ho iniziato a mettere le cose di Baby 2. Stuc. E che però, come per quell'altro, mi rimaneva più basso del classico. Esatto, esatto. Infatti questo qui è alto 18 centimetri. Ho sbagliato. Sì, ho sbagliato. Questo per dov'era? Era per il cassetto di Baby 2. Sei una, adesso te lo dici da sola.
sei una capra. No, non ho usato lo sconto quando ho pagato per mangiare. No, ti giuro. No. Mi sto scordando di attivarlo sull'applicazione. Ma sei un cretino. 5 euro in più. Vabbè, che dobbiamo tornare. Ecco qua, questo è quello che ho comprato e che ha sbagliato le misure. Perché ero convinta che fosse alto 10 cm, invece è 18 e non so dove schiaffarlo. Vabbè, troveremo comunque un posticino. si trova sempre, l'organizer serve sempre. Però questo l'ho preso, questo è giustissimo. Questo è perché qualcuno mi confonde le idee. No, io oggi stiamo tranquilli e se tu stai lì che ti nevi e innanzi ti ho detto poco niente oggi ho detto qualcosa. Sì. Tutto. Devi sbrigare? Vabbè, quando c'è stai 12 ore e mezza su un prodotto, ah, questo qui è perfetto. Questo è perfetto, questo va benissimo e smettila. Per il cassetto di Baby 2 è perfetto. Questo? Questa è la funzione. C'è nessuno? No, è vuoto. Allora, questo ovviamente l'ho già montato, si chiama Drona. Lo conoscerete tutti perché è un must dell'IKEA. Questo 3,95€. 3,95€. Perché è un must? Guarda qua, perché questi sono comodi, si infilano sia dentro agli armadi, che proprio è fatto apposta per fare tipo da cassetto agli armadi dell'IKEA. Ma sai che c'è un motivo perché IKEA c'ha tutti questi nomi, così? Perché è svedese. Sì, però ho letto che sono associati. Se lo trovo l'articolo ve lo metto qui in notazione. Così c'era qualcosa. Vai. Allora, anche questi che non possono mancare. Questi non possono come mai si chiama? Mancare. Questo si chiama. Eccolo, IKEA 365 più. Questo pagato IKEA 365 più. 4,95€, mentre abbiamo quello più piccolino. Vai, sempre prendo, IKEA 3,95€ quello più piccolino. Questo per spaghetti, cornflakes. Bravo, spaghetti. Ci e questo? I cereali. E questi? Cereali. E anche la pasta ci sta bene. Vogliamo dire, ragazzi, grande offerta. Era l'ultimo? Sì. L'ultimo. Ultimo pezzo. Come si chiama? Pil? Pil ogni tanto vinge. Noi ecco. Abbiamo il letto King e quindi IKEA su questo è top. Un must. Ha le misure giuste e abbiamo preso questo diciamo copripiumino con le federe verde mela. A soli 19,95€ in offerta. Oh, quanto veniva? Una trentina veniva. Costava di più. Adentico. Però comunque insomma ci piaceva il bettino e per cambiare così abbiamo buttato soldi. Abbiamo buttato soldi. E questo il papà non lo sa perché lui scappava e si sbrigava, andava avanti, correva, non si sa dove, doveva correre lui e poi mi chiamava e mi diceva no, vieni che c'è una cosa bella, vieni a vedere un po' solo per farmi scappare. E io invece ormai lo so e lo ignoro, faccio tutto quello che voglio, vedo tutte le mie cose con calma ed ho preso questi pastelli che insomma ci può colorare Camilla, dopodiché a parte sono pure matitoni grossi quindi pure impugnabili bene dai 2 anni in poi. Si chiamano Mala, però questo nome mi pare che ce l'hanno un po' tutti là. Mala. E bagnandoli con questo pennello diventano acquerelli, quindi colori, una volta colorato si bagna col pennello e diventa, sì, un colore ad acquerello. E come è possibile? E c'è anche incluso il tettellino. Allora, questi innanzitutto pagati 4,95€. Ma si piace questa cosa? Perché lui corre, non legge le cose.
non vede bene. Andiamo avanti. Bella idea anche come regalino. Ding. 5 euro, non me lo ricordo che te l'ho detto io. Poi abbiamo questi. Questi sacchetti dell'IKEA, immancabili. Li abbiamo sempre. Però servono sempre, l'ho presi di scorta. Abbiamo preso quelli da 1 litro e da 0,4. Pagati 3,50 euro. Poi ragazzi, abbiamo preso una cosa clamorosa. A breve ci sarà. Io sono dell'Inter, ragazzi. Quando l'ho visto non potevo rifiutare. L'ho presi anche da un mio amico. Non potevo non prenderli. Perché a breve ci sarà Inter Juve. Incredibile, ragazzi, ho preso questi fazzoletti alquanto inutili. Togliami. Per noi lato Juve mi ci pulirò al bagno, mentre lato Inter così una pulitina soft. Pagati 1,45 euro l'uno, sono 30 fazzoletti. Mamma mia, che belli. Poi dice che sto io che prendo le cavolate. Poi dice che sto io. Andiamo avanti, su, passiamo a cose più succulente. Oh, questo è uno spettacolo. Allora. Quando l'ho visto è un mega asciugamano col tanto di cappuccetto a forma di volpe. E poi c'è cappuccetto arancione. C'ha pure la coda disegnata sopra. Ed è veramente tanto tanto grande, insomma, Il codone mi sembra buono, poi lo testeremo. Non mi sembra uno di quelli proprio acci. E questo come si chiama? Brumming. Eccolo qua, 15 euro. Questo è per Camilla. Sì, questo è per Camilla. Carinissimo. Allora, abbiamo preso questi due copri materassi. Proteggi materasso, che sono in spugna. Uno è per Camillina, perché è più piccolo, uno è per noi. Esatto, uno è per un letto singolo e l'altro è per il letto matrimoniale nostro King. Grusnar. Sono comodi perché hanno proprio l'elastico come i classici lenzuoli ad angoli e quindi vanno sotto e non ci scappano, insomma, dal letto. Ah, questi sono pure impermeabili. Ci avevo fatto caso, infatti c'era la nocciolina. Mazza, che studio. Meglio perché, ovviamente lo utilizzeremo d'inverno, non d'estate, perché questa è di Camilla, però ci schiattiamo. Però sono comodi perché sono impermeabili, quindi se dovesse scappare qualche pipì, abbiamo trovato la soluzione giusta. Allora, abbiamo pagato il più grande 25 euro. Questo più piccolo invece l'abbiamo pagato 12 euro invece di 15. E devo dire che c'erano un sacco di offerte ali. Sì, sì. Nuovi prezzi più bassi su un sacco di cose. Perché io, volete sapere, quando devo comprare qualcosa li tengo d'occhio per un po' di tempo, dipende poi dal mese, un certo meno. E devo dire che è un bel po' di tempo che stanno facendo ottime offerte, quindi abbiamo approfittato subito. Va bene, dai, passiamo ai prossimi, perché ovviamente non è finita qui. Ragazzi, datemi retto, andate a comprare i vostri pupetti di un anno in poi, perché svezzerete a un anno, a sei mesi, non so quanto. Andate a comprarsi cose. Ci stanno un sacco di posate, di bicchieri, piatti, di tutte di più a poco. Questo si chiama Calas, sono 6 bicchieri, mi ricordo che l'ho presi io. Invece io l'ho presi e vediamo. Presi a 1,50 euro anche questi, quindi abbiamo 1,50 euro i piatti, 6 piatti, 1,50 euro 6 bicchieri e più pure le posate che non abbiamo preso, ma costavano sempre 1,50 euro, ragazzi. Imperdibili, guarda, ci potete giocare a 5. Non so se ci avete mai giocato a 5, ma i bicchieri è come se a 5 sono 5. Ecco, vedo la soluzione. Oppure anche per le feste, perché ormai noi abbiamo talmente tanti bicchieri che non sappiamo quanto meno. Fanno pure il lavasto qui, fanno tutto. Diciamo cose. Che. Gli ho detto di prenderli solo per questo fatto, perché il fatto è comodo metterlo nella lavastoviglie e si lava. Invece quelli che magari abbiamo con Elsa, Bing, con i disegnini, non fanno il lavastoviglie ogni volta lì a lavarli a mano, insomma. Guarda, ci possono navigare.
questi li ho presi proprio per queste sedie. Li abbiamo pagati 50 centesimi, me lo ricordo perché io ho 20 pezzi. Questi ci sono sia in formato grande che in formato piccolo. Li vorrei mettere sotto queste sedie perché ho visto che si stanno staccando. Poi ho preso, ragazzi, queste. Alice fa la cattiva. Ho preso queste forbicine. Pagate 50 centesimi per metterle negli accessori da cucito, perché ogni volta io quando cucio le cucce del cane puntualmente distrugge, non ho mai la forbicetta per tagliare il dannato filo, e quindi ogni volta vai a cercare la forbice quella grossa, 50 centesimi li voglio spendere e via. Adesso ci spariamo, perché ci adesso arriva il bello. Le cose più gravi. Il bello perché è tutto per me. Abbiamo preso un carrellino da mettere dietro al divano in plastica con le rotelline, pagato 8 euro. 8 euro e 95. Vesken Carrel. È un carrellino di plastica. Inutile per me perché non serve. Adesso vi lasciamo il video dove lo vedete. E sono riuscita a infilarlo proprio tra il muro e il divano in modo da riutilizzare quel piccolo spazio che altrimenti rimaneva inutilizzato. Adesso il papi mi ringrazierà perché grazie a questa grande pensata che succede? Elimineremo un po' di giochi e cianfrusaglie davanti il divano, insomma, quindi riusciremo a sistemarle. Forse casa avrà un aspetto un po' più sistemato. Sì, grazie a questo casellino, ragazzi. Grazie alla sottoscritta, perché il papi non lo voleva comprare. Non l'avrei mai comprato, questa cosa inutile. Vedremo quanto lo useremo. Poi però passiamo al succo, perché adesso vi facciamo vedere. Noi siamo andati lì per prendere questa cosa. Poi abbiamo comprato tutt'altro, però abbiamo preso anche quella cosa finalmente. Questa cosa che abbiamo preso l'aspettavamo da un bel po'. Diciamo che avevamo bisogno un po' più di spazio dentro alle cassettiere della camera da letto, e quindi abbiamo preso questa fantastica cassettiera. Fantastica. Che è comoda perché rimane comunque sia da sfruttare in altezza, dove infileremo tutti i nostri calzini, mutande, casini e avremo più spazio nelle nostre cassettiere. Ve la lasciamo qui ovviamente il video, e mentre parliamo e vedete il video vi dico il prezzo. L'abbiamo pagata esattamente 139 euro. Si chiama Malm N6 cassetti, in più sopra anche diciamo una specie di ripiano che si alza, con all'interno c'è uno specchio, quindi le donnine, non gli uomini, specifichiamo, si devono truccare davanti, che non userà mai. No, non è tanto per truccarsi, però lì ci vorrei mettere tutti i gioielletti, le cazzate, diciamo, cazzate. Fanno delle grandi cazzate. E questo specchietto in pratica non userà nessuno, perché lì non ci si specchia mai nessuno, la camminina non ci arriva, io non ho bisogno di specchiarmi al piano sopra, mentre lì c'è il suo bello specchio di merda, bellissimo, sia in camera che in bagno. Bellissimo, ragazzi, finalmente ce l'abbiamo. Andiamo avanti e parliamo di una cosa molto utile per Alice, per Andrea e per le nonne. Hanno deciso di regalarcela alle nonne. Grande regalo, grande. Un grandissimo regalo. Un grandissimo regalo che ci sarà veramente, veramente utile, soprattutto quando arriverà Baby 2. Praticamente Camilla si addormenta nel suo lettino ormai, però ovviamente non ha bisogno comunque della nostra presenza. Inizialmente ci mettevamo nel lettino insieme a lei, ma stiamo cercando di rimanere fuori dal lettino perché quando arriverà poi il baby 2 non avremo più la possibilità di entrare, soprattutto io, quando mi ritrovo magari una sera da sola che lui non c'è. No, è bene che dorme esattamente da sola. Sì, però adesso momentaneamente, visto che comunque ci sarà questo grande cambiamento portato dal baby 2, vorremmo lasciare le cose come stanno, quindi abituare Camilla a dormire da sola dentro al lettino e noi lì a fianco, almeno per il momento in cui si addormenta. Però
qual è il problema? Che noi abbiamo in cameretta questa sedia che è molto scomoda. No, specifichiamo che era della mia cameretta, quindi quella di una volta, cioè un'ottima marca, fatta molto bene, soltanto che sì, effettivamente con la schiena è un po' dura. Quindi abbiamo optato per questa nuova scelta. Sarà la sedia. Sarà questa fantastica sedia a dondolo. Presa l'IKEA, di cui molte persone ne parlano, abbiamo ovviamente fatto delle ricerche e molte persone ci hanno detto che, e abbiamo letto che era molto, molto comoda, un po' meno per allattare, ma soprattutto per addormentare, era più comoda per addormentare i bimbi. Non è che ci siamo trovati malissimo con la palla con Camilla, però ovviamente questa devo dire che è super iper comoda. E quindi quando ci sarà anche Baby 2 io riuscirò ad addormentare Camilla a fianco a lei, mentre magari addormento anche per i due o riesco magari ad allattarlo nello stesso momento. Poi vi faremo sapere ovviamente se questo acquisto è stato realmente utile, che cosa, insomma, come ci siamo trovati e se ve lo consigliamo. Nel frattempo che adesso vedete il video della sedia a dondolo, vi diciamo il prezzo. Pohang si chiama la struttura, 100 euro, mentre per il cuscino abbiamo scelto questo da 69 euro. E poi dobbiamo dire un'altra cosa riguardo la struttura: avevamo scelto una struttura color rovere moderno, ok, mentre andavamo lì per prendere e ordinarla non era disponibile, era soltanto disponibile alla consegna. Quindi Alice, con la foga che la voleva subito, ha cambiato idea, ha preso color betulla, che io odio questo color betulla perché mi sa di giallino. Allora, c'è stato un piccolo errore di... valutazione. Valutazione, no, di fraintendimento, perché noi eravamo convinti di aver preso il cuscino che aveva anche diciamo i buchi qui, i quadri come decorazioni, e invece abbiamo scoperto che è quello liscio che effettivamente costava di meno, quindi non c'era nessuno sconto, ma abbiamo soltanto sbagliato il cuscino. Perfetto, direi. Quindi ci tornerà chi? Alice. E io sto a casa. Ah, parliamo di questi due acquisti, Amorino. Innanzitutto per la sedia. Allora, la betulla. A me piace. Vabbè, un po' troppo chiaro secondo me, però. Secondo il papi è troppo chiaro. A Camilla pure piace. Eccola là, chi ammazza. Quindi dovremmo cambiare, fare un reso e prendere un altro cuscino. Mentre questi cassetti, devo dire, ottima soluzione, mo vediamo un po'. Scorrono abbastanza bene, sì. Sinceramente li sento belli robusti. Fatti bene, sembrano sì. Mo vediamo quando ci mettiamo dentro le cose. Ora vi facciamo vedere il reparto cibo, perché ovviamente è chiusa la parte di casa, tu te li ritrovi davanti e dici che faccio, non c'entro? Ma sì, spendiamo un altro po' di soldi. Allora siamo... ragazzi, abbiamo le famose polpette. Cuckoo Roll. Chi è che non le conosce? Chi non conosce le Cuckoo polpette Roll dell'IKEA? Costano 9 euro. Sono una marea, sono queste tantissime. Le puoi lanciare, se viene qualche ladro a casa le comincia a lanciare mo de pallottole, sicuro lo fai fuori. E ci poi abbiamo abbinato anche il purè, ragazzi. 3,50 euro l'uno. 3,50 euro due pezzi. Esatto, poi abbiamo preso la loro salsetta che ti spiegano qui come farla, e l'abbiamo già fatta una volta, era molto buona. Quindi mi sa con la panna di comprare. Sì, ci intinge le polpette. Sì, anche polpette, una pagata, come si chiama? Allemansratten. Chi è che non conosce Allemansratten? 1,50 euro l'una, ragazzi. No, ma sembra tutto, è proprio, cioè, io mi esaberatto sta cosa, perché dice Allemansratten. Ratten, quindi Sraten. Salsa di topo, ragazzi. Salsa assaggiate di topo, che è buonissimo. E basta, ragazzi, adesso mangeremo pane e cipolla per i prossimi mesi e la salsa di ratto, perché quella abbiamo finito tutti i soldi. Mamma sono mia, finiti, ragazzi. Ci sono più e... infatti ho fatto l'ultimo ciambellone, ora lo fa il cioccolato perché è rimasto quello che è rimasto. E quindi speriamo che il video vi sia piaciuto, se è così mettete un mi piace, mettete i commenti se volete un altro video di un altro haul, quando facciamo la spesa al supermercato, quello che compriamo, se vi fa piacere, non so, non vi obblighiamo e via. Mi raccomando, attivate la campanellina e basta. Piace, a parte devi condividere a tua sorella, a tuo fratello, a tua madre, a tuo padre, a tuoi zii sto video, una cosa fondamentale. Poi dovete attivare la campanellina così vi arrivano le notifiche. E poi ci vediamo al prossimo video, perché ci dovete seguire sempre, in ogni dove. Ciao!
yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place.